Qual è la situazione qua al canile? La situazione per quel che riguarda l'acqua è che oggi abbiamo solo da affrontare questa giornata e dopo, se non vengono a portarcela, noi siamo senza assolutamente. In qualche modo bisognerà fare per evitare che i cani siano senza, e quindi che per la sopravvivenza stessa degli animali. Di quanta acqua ha bisogno un cane d'estate? Ma adesso d'estate sicuramente c'è un maggior fabbisogno di acqua, e appunto per via del caldo. Ovviamente dire quanti litri di acqua beve piuttosto che altro non è che si possa dire con una certa precisione. Si sa solamente che il cane d'estate, con questo caldo specialmente, va anche un pochino rinfrescato nell'ambito del possibile, ma dopo si dopra più acqua appunto per la disinfestazione dei box eccetera, e quindi c'è più consumo di acqua in questo caso, no? Perché l'estate è un momento critico per il canile, per la gestione dei cani? Ma di solito appunto l'estate c'è questo mal costume di abbandonare i cani, oggi meno degli anni scorsi, diciamo di qualche decina d'anni fa, per il fatto che più tanti, almeno qua da noi, sono microcipati. Però comunque ogni anno si assiste a qualche cane che viene abbandonato senza microchip, e comunque bisogna stare attenti, perché anche il discorso che qualcuno fa togliere il microchip da qualcuno compiacente, non si può dire ovviamente chi potesse essere, ma visto che qualcuno se l'ha trovato ancora col taglio in fianco alla gola lì, per togliere il microchip e abbandonarlo. Quindi anche quest'estate, quindi fino adesso non ci sono stati molti casi, ma comunque i 4-5 casi di abbandono senza microchip l'abbiamo trovato. Quindi diceva, loro sono stati trovati? Questi due qua cani sono stati trovati al casello Rovereto Nord l'anno scorso, provenienti dalle Marche. Ecco, in questo caso abbiamo recuperato anche il proprietario, e quindi dopo è stata fatta la cessione perché non ha più voluti di ritorno, ma comunque l'abbiamo individuato il proprietario.